Vi risvegliate tutti quanti. Siete all'interno di una cella. La cella è composta da quattro pareti di muratura e una invece di sbarre, dove vedete esserci anche la porticina per entrare. Davanti alla parete sbarrata vedete che c'è anche una guardia, alabarda e scudo. Stanno appunto sorvegliando la zona. Va bene. Shanna si alza e con fare molto sensuale si avvicina alle sbarre della cella e sbottonandosi il décolleté fa alla guardia: ehi, bel maschione, ti va un po' di zuppa zuppa io e te? Simo. E nel frattempo si strizza le tette e non so, devo fare tiro per diplomazia, immagino. Simo, sei un chierico di Ilmater. Hai fatto il voto di castità. Sei praticamente una suora. Vabbè, che vuol dire? Nei video che guardo io di solito le suore le fanno ste cose, cioè non è che... No. Ogni tanto può capitare di giocare un personaggio del sesso o dell'orientamento sessuale opposto al nostro, che sia un PG prefatto datoci dal Dungeon Master o che sia una nostra idea. Stiamo entrando in un discorso molto complesso in cui bisogna procedere con cura. Tanto per cominciare, una piccola premessa per tutti voi, uomini e donne. Non andate dritti alla sessualizzazione del personaggio. La sessualità di un personaggio, anzi di una persona, non definisce che individuo sia. Usare il sesso come biglietto da visita, caratteristica principale e chiave per ogni situazione, è davvero scontato e triste. Prendiamo ad esempio Isabella di Dragon Age e Geralt di Rivia di The Witcher. Due personaggi attraenti, che scopano un sacco, che ogni tanto usano il proprio fascino per ottenere ciò che vogliono. Ma sono solo alcune delle loro caratteristiche. Chi sono e com'è il loro carattere non gira tutto intorno al sesso. C'è una bella differenza tra una donna forte, intraprendente, con un passato sentimentale travagliato che la spingono a intraprendere solo relazioni occasionali e una donna a cui piace solo scopare. E c'è una bella differenza tra un uomo affascinante che si distrae da una vita di doveri e pativenti con qualche incontro fugace sotto le lenzuola ogni tanto e un uomo a cui piace solo scopare. L'atto del sesso è una componente importante dell'individuo. Ma non può orbitare tutto intorno esclusivamente a quello, o risulterete un personaggio di un film porno piuttosto che di un'avventura fantastica. Tyrion Lannister parla spesso di sesso. Il suo personaggio si incentra tutto su quello? No. Jessica Jones ha spesso a che fare col sesso. Il suo personaggio vortica tutto intorno a quello? No. Va bene che sia una caratteristica, anche molto forte, ma fate in modo che non sia l'unica. Ora, sapere come interpretare correttamente un personaggio del sesso opposto è una cosa tanto semplice quanto difficile. Da un lato, se vogliamo creare un personaggio che in seguito alle razzie dell'esercito della nazione vicina ha visto i boschi vicino al suo villaggio essere rasi al suolo, riscoprendo un senso di impotenza e una volontà di fare la differenza, dedicando tutti i suoi sforzi a preservare la natura, possiamo farlo di qualsiasi sesso. Un'origine del personaggio simile calza sia per un uomo che per una donna. Dall'altro, se vogliamo dargli una connotazione più approfondita e un sesso determinato, dobbiamo scavare nelle sue sensazioni ed emozioni. E quelle possono cambiare in base al sesso del nostro PG. Personalmente ho solo due consigli da dare. Uno per sesso. Per voi ragazzi che volete giocare una donna, provate ad approfondire il pregiudizio e gli svantaggi che una donna vive tutti i giorni. Come può essere stata la sua infanzia? Cosa la società si aspetta da lei e che strada ha scelto di seguire? Come ci si sente ad essere oggetto di sguardi lascivi e attenzioni indesiderate o di giudizi sulla sua intelligenza e capacità solo in base al suo aspetto. Per voi ragazze che volete giocare un uomo, cercate di capire a quali aspettative e pressioni sono sottoposti gli uomini sin da bambini o andando dall'altro lato della barricata a quanto gli sia stato sempre detto di essere i migliori del mondo, i più bravi e belli quando non è assolutamente così. Il distacco dai sentimenti e dalla sensibilità perché poco virili, il cameratismo a volte tossico con cui si ha a che fare, l'ego sotto le scarpe o a palla di molti. Dovete spingere al massimo la vostra empatia e la vostra capacità di immedesimazione per capire come può essere la vita di qualcuno dell'altro sesso e da lì muovere i primi passi verso qualcosa che non sia una macchietta, ma un personaggio vero e proprio. Per quanto riguarda invece giocare un personaggio non eterosessuale,
Anche qui cercate di non cadere nello stereotipo. Mi rivolgo soprattutto a chi vuole interpretare un maschio gay. Ci sono molti modi di interpretare un omosessuale. Proprio come nella community LGBTQ, ci sono persone di ogni sesso, etnia, estrazione sociale, grado di istruzione e sfera lavorativa. L'essere gay non determina come vi comportate, come parlate, come vi vestite, ma solo cosa vi piace fare sotto le lenzuola. Troppe volte ho visto qualcuno sfociare nel malgioglio di turno quando c'era da interpretare un gay. Ed è uno stereotipo vero, per carità, ma non per forza l'unica scelta disponibile. Potete giocare un uomo sicuro di sé, serio, elegante e composto, come Laura Styrell. O una donna professionale, affascinante, severa e di classe, come Jerry Hogarth. Oppure no, potete anche seguire uno stereotipo se volete. In fondo sono tali perché a volte veri. Ma voglio che ci riflettiate e che non vi fermiate a quello, ma troviate motivi e spunti in esso. Detto questo, l'ultima cosa. Che interpretiate un personaggio dal sesso, dall'orientamento sessuale diverso dal vostro, non serve renderlo palese a ogni piesso spinto. Ribadire perpetuamente questo concetto ad ogni occasione. Qualche commento magari di apprezzamento a qualcuno ci sta, come succede anche nella vita vera. Ma ostentarlo costantemente diventa noioso e tedioso più o meno quanto il gruppo di amici al pub che parla solo di figa. Alla lunga stucca. E poi c'è la parentesi sul gender, ovvero una persona con un corpo di un sesso ma che si sente di un altro. Galgit ne è un perfetto esempio, un personaggio di gender maschile che si ritrova in un corpo di sesso femminile. Quindi chiedetevi anche lì, il mio personaggio si identifica nel gender corrispondente al suo sesso biologico? E vi prego, non impoverite questo argomento con soliti cliché di bassa lega. Quante volte avete sentito la frase «Se fossi una donna sarei lesbica e me le scoperei tutte»? O quante volte avete visto fanart di uomini presumibilmente etero che limonano per il gioire delle fujoshi yaoiste? Agite con rispetto nei confronti del vostro personaggio. Se lo trasformerete in una macchietta, i vostri compagni vi tratteranno come tali. Questo è un argomento su cui vorrei rifletteste in particolar modo. Anche se non contate di giocare un personaggio dal sesso o dall'orientamento sessuale diverso dal vostro, ragionarci non può che farvi bene, come giocatori e come persone. Non ho l'audacia di pensare di poter insegnare niente a nessuno su un argomento così grosso e importante, ma è una tematica estremamente attuale e metterci nei panni di qualcun altro non può che allargare anche solo di un minimo i nostri orizzonti e la nostra prospettiva. Quindi come ho deciso che sia il mio personaggio? Lo sto macchiettizzando troppo? Quali esempi della letteratura o della cinematografia mi possono dare buoni spunti su un qualcuno o un qualcosa di così lontano da me? Come sempre fatevi tante domande. Ad ogni risposta sarete un passo più vicini a dare vita a un personaggio unico. Un'ultima cosa. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina in basso per non perdervi tutte le prossime pubblicazioni di Dice Tips e tutti gli altri contenuti del canale in Tail. Niente, ho finito. Ciao!